Ragazzi, per favore, che poi ci serve per materiale di vista. Ma Luigi, ma anche te al mio rovino ci si vede di tutto. In Sarra, ma guarda, in Sarra. Quelli con i baffi sono tutti begli uomini. Modestamente. Azione. Con i baffi che si sono conosciuti. Forza ragazzi, andiamo. Armandino. Dai, forza tigre. Sì, però un po' qui, calo tigre. Sì, poi via. Sì, è bello il via. Io parte il secondo tempo dopo due minuti di riposo per le due squadre. Palla raccolta da Lerici. Ecco Gianluca, velocissimo, è riuscito a conquistare la palla, la passata a Cristian che ora lancia in attacco il suo compagno. La palla però viene riconquistata da Rapallo che parte in controfuga. Porcari cerca di recuperare, di raggiungere l'avversario e riesce in effetti a bloccarlo nel momento del tiro e quindi Venturini riesce a impossessarsi della palla e a lanciare nuovamente Porcari verso la porta avversaria. Ecco Segantin che si impossessa della palla, ma Gianluca De Bernardi viene bloccato e non riesce a proseguire l'azione. Ecco il lancio del Rapallo che non ha buon esito, invece di raggiungere il compagno raggiunge un difensore dell'Erici. La partita si fa più intensa dal punto di vista agonistico. Ecco Cristian La Riviera che viene fermato e bloccato e non riesce a fare il tiro verso la porta avversaria. Ah, tiro troppo alto per il giocatore dell'Erici che non riesce a prendere la palla e quindi ora è in possesso del Rapallo. Il portiere lancia al compagno. Ecco il numero 8, patrone Cristian, che cerca di dare al centro, che subisce fallo. Ecco i difensori, viene i difensori dell'Erici, commettono fallo grave e il numero 10, Loffredo Glauco, viene espulso per fallo grave e questa è un'ottima occasione per il Rapallo per segnare il suo terzo gol con l'uomo in più. Nel momento in cui un giocatore viene espulso, la squadra si trova sbilanciata, si trova con un uomo in meno per difendere e quindi l'occasione è sicuramente favorevole per gli avversari per segnare. E infatti Rapallo non si è fatto sfuggire questa occasione. La rete è stata segnata, dicevamo, dal numero 12, Agnello Criscuolo. La palla è dell'Erici che si porta verso la porta avversaria e che cerca di impostare un'azione. Ecco uno scambio di passaggi. Il numero 3,
Belloni Michele, tira, ma purtroppo la palla passa a lato della rete. Quindi ora ne è in possesso il Rapallo, che prosegue l'azione. Fermato il lancio verso il centro boa. Ora Masiello invita i compagni a portarsi in avanti, in attacco, cosa che in effetti sta facendo Michele Belloni, che tira, ma il suo lancio viene parato dal portiere Tomaino Gianluca del Rapallo. Ecco che il Rapallo, i giocatori del Rapallo hanno avuto una incomprensione. Lerici rientra in possesso della palla, Gianluca De Bernardi in attacco subisce fallo, lancia verso Michele Belloni, che cerca di mettere, ecco, che mette in azione Cristian La Riviera, numero 6 dell'Elci Sport, che segna. All'inizio del secondo tempo il Lerici Sport ha 7 gol e il Rapallo 3. Le condizioni atmosferiche in questa giornata ci hanno veramente aiutato. La giornata è splendida, la gente sugli spalti gode il sole e il magnifico scenario della piscina Cicirolla. Ecco il Rapallo che tira, prende, colpisce il palo, il numero 12 riesce a fare un secondo tiro che però viene parato da Venturini. La giornata del primo Memorial Cicirolla si concluderà intorno alle 19 con la premiazione delle 4 società partecipanti e con un rinfresco che avrà luogo qui in piscina. Alla premiazione parteciperà il sindaco di Lerici, ingegner Fresco, e parteciperanno gli sponsor della manifestazione, che sono Idea Bellezza e Milano Assicurazioni, Agenzia Ceccaroni, oltre naturalmente al comune di Lerici che ha patrocinato la manifestazione. Ecco, l'azione riprende, Gianluca De Bernardi passa al compagno Masiello, che non riesce però a coordinare un'azione fluida. Ecco il numero 12, Francesco Attanasi, che tira, ma il tiro viene parato dal portiere. Quindi il Rapallo può riprendere l'azione verso la porta dell'Erici. Il numero 10 ha commesso fallo sul difensore dell'Erici in quanto ha spinto per avere l'opportunità di tirare meglio e l'arbitro Berettieri ha concesso quindi il fallo a favore dell'Erici, che però ora perde palla perché anche in questo caso è stato commesso un fallo in attacco. Il Rapallo riesce in controfuga a mettere a segno la quarta rete con il numero 10 Uda Lorenzo. In effetti l'Erici in questo momento era sbilanciato verso l'attacco perché era in corso un tentativo di colpire ancora una volta la porta avversaria e quindi è stato facile per il Rapallo invece mettere a segno un gol in controfuga, in quanto era superiore il numero di giocatori del Rapallo rispetto a quelli dell'Erici. Ecco attaccato e fermato il numero 2 Masiello, che non è riuscito a concludere l'azione. Il Rapallo riparte,
Ecco i giocatori, il numero 12 del Rapallo che si porta, cerca di portarsi isolatamente verso la porta dell'Erici, ma il tiro del compagno viene fermato. Il numero 2 Masiello tira in porta, ma il tiro viene parato. Ecco il numero 9 che riesce a eludere l'attenzione di Cristian La Riviera, ma la palla viene riconquistata da Velotti, che passa al portiere Venturini, che può rilanciare la palla al compagno. Ecco che c'è qualche difficoltà da parte del giocatore dell'Erici a lanciare. Viene fischiato un fallo in attacco a Masiello, che si è messo in posizione irregolare rispetto al difensore del Rapallo. Venturini riesce a salvare un possibile tiro del numero 9 del Rapallo, Anesini Francesco. Siamo a circa a metà del secondo tempo. Ricordo, queste partite si giocano su due tempi soltanto. Ecco il tiro troppo lungo per il giocatore numero 12 e la palla viene riconquistata dal portiere. Ecco Gianluca De Bernardi davanti, che prende, colpisce il palo. E mentre non fallisce questo tentativo, solo davanti alla porta riesce a insaccare la palla e portare il Lerici Sport a 8 gol. I ragazzi stanno veramente impegnandosi al massimo, perché, come ho già detto, per loro è molto importante oggi far bella figura in memoria di Cicci. Riparte il Rapallo. I giocatori si dispongono secondo gli schemi che i loro tecnici insegnano costantemente. Numero 4 Segantin viene attaccato irregolarmente, subisce fallo, e il numero 9 del Rapallo viene espulso per fallo grave. Il numero 8 Velotti dell'Erici fallisce un tentativo che viene parato. C'è ora l'espulsione definitiva del numero 12 dell'Erici, Francesco Attanasi, in quanto ha subito fallo grave, ha commesso, scusate, fallo grave sull'avversario. Ecco che rientra, i giocatori, dopo aver raggiunto il pozzetto, possono immediatamente rientrare secondo il regolamento previsto dalla categoria ragazzi. Ecco che l'azione di difesa dell'Erici va a buon fine, i giocatori riconquistano la palla e impediscono all'avversario di tirare. Ecco Velotti Dario che passa ai compagni, Francesco Attanasi porta palla verso il centro, ecco, al quale viene impedito di tirare, e quindi il giocatore del numero 9 del Rapallo, Anesini, viene espulso. Ecco però che il giocatore Marzotti Tiziano dell'Erici subisce un recupero da parte dell'avversario per una sua ingenuità. L'avversario è arrivato da dietro e gli ha rubato palla, e quindi ora di nuovo il Rapallo in attacco. Ecco il tiro al numero 10, che però viene
parato da Venturini, dal portiere della, della squadra di casa. Mancano 5 minuti e mezzo al termine della partita. In mattinata avranno luogo altre 3 partite, 2 maschili e una femminile. Nel pomeriggio le partite riprenderanno alle ore 15 e saranno altri 4 incontri. Ieri sabato 22 si sono giocati 4 incontri di squadre femminili, in quanto il Camogli femminile oggi non avrebbe potuto essere presente qui perché è impegnata in una partita di campionato di Serie C a Cuneo e quindi le è stato permesso di giocare tutte le partite ieri. I risultati ieri hanno portato il Rapallo femminile a 6 punti, il Lerici, il Certaldo e il Camogli a pari merito a 3 punti. Questi punteggi si sommeranno ai punteggi conquistati oggi nel corso delle 8 partite che avranno luogo nel corso della giornata e quindi stasera alle ore 19 sarà premiata la prima classificata, cioè la società che avrà accumulato maggior numero di punti. Ecco, ora il Lerici attaccato dalla squadra avversaria. Matteo Belloni, giovanissimo giocatore, ma una promessa della pallanuoto lericina, è entrato ora in acqua. Matteo ha militato nella squadra degli esordienti quest'anno. Ecco, Andrea Masiello nel momento del tiro ha commesso un fallo e quindi il direttore di gara, ecco, che dà il segnale di conclusione. È terminata la partita con il punteggio di 8-4 a favore della squadra di casa Lerici Sport. Cicci sarà sicuramente contento. Fuori della seconda partita, il Certaldo e il Camogli sono in acqua, si stanno riscaldando e noi siamo qua in compagnia del tecnico dell'Erici Sport, Paolo Iarossi. Volevamo sapere le tue impressioni. Tu dicevi non è stata una gran partita, si può fare meglio, però mi sembra che i ragazzi oggi abbiano cercato veramente di impegnarsi in onore di Cicci. Beh, sicuramente questo torneo è nato per Cicci Rolla, che è stato oltre l'anima dell'Erici per tanti anni, giocatore, dirigente, tecnico, è stato anche l'iniziatore, il propulsore di questo gruppo qua, e quindi sicuramente loro tenevano a far bene e a dare il meglio di quello che potevano. E non è stata una partita molto brillante, contiamo oggi pomeriggio di fare qualcosa di meglio. Ho risparmiato anche qualcuno perché oggi pomeriggio avremo alle 3, nel primo pomeriggio avremo la partita decisiva contro il Camogli, perché ci teniamo a vincere, a far bella figura, e speriamo che il fatto di averli risparmiati ci possa così consentire oggi pomeriggio di essere un pochettino più brillanti e più forti. Tu hai lavorato molto durante quest'anno agonistico con questa squadra, abbiamo tutti quanti puntato molto su questi giovani, stiamo cercando di aumentare il nostro vivaio. E quali sono le prospettive per per la prossima stagione agonistica? Ma a Lerici ho riscontrato un problema di fondo. Lerici è una piazza tradizionalmente per la pallanuoto e quest'anno decisamente abbiamo avuto molto poco spazio per così progredire con i giovani. Il fatto poi di aver aperto la vasca grande nell'ultimo mese, nel mese di maggio, che era l'ultimo mese del nostro campionato ragazzi, e di essere riusciti a ottenere qualche risultato in termini di gioco e anche in termini proprio di punteggio, tanto è vero che siamo stati l'unica squadra a battere la prima in classifica, che fino all'ultima giornata di campionato era imbattuta. E il fatto di avere più spazio ci darebbe
e ci dovrebbe dare in futuro la possibilità di lavorare meglio e di avere anche i risultati che Lerici, come piazza di tradizione palanotistica, si merita. Va bene, con l'augurio l'anno prossimo di poter sempre far meglio in questa nostra piscina, di avere la possibilità di aumentare le nostre chance, salutiamo gli spettatori di Video Spezia. Ecco il tecnico Luigi Boldrini del Rapallo, che ha appena concluso la partita contro l'Erici Sport. Noi vi ringraziamo innanzitutto di aver partecipato a questa giornata e vorremmo sapere il ricordo che avete voi di Cicirolla. Ma io prima di tutto vi ringrazio a voi di averci invitato nuovamente, già l'anno scorso eravamo venuti, siamo trovati benissimo e quest'anno, anche se la squadra non era molto competitiva, abbiamo accettato ben volentieri di tornare a Lerici, anche per il fatto che c'era da ricordare l'amico, carissimo amico Cicirolla, con cui io sono stato avversario ai tempi come giocatore e poi gli anni passati come allenatore, e quindi ho un bellissimo ricordo. E penso che anche qua l'Erici, la pallanuoto, si è sopravvissuta in questi ultimi anni, nonostante non ci fossero impianti, tutte queste cose qui, dobbiamo ringraziare Rolla. Ecco. Poi per il resto qui c'è sempre la solita organizzazione, diciamo quasi perfetta, perché purtroppo nella pallanuoto ci sono un sacco di problemi quando si deve organizzare qualcosa, però visto che la vasca, insomma, ci sono un sacco di migliorie, tutti gli anni c'è qualcosa di nuovo, di positivo, dal bar agli spogliatoi, insomma. E vedo che c'è anche tanto entusiasmo qua a Lerici, che fa, non fa altro che far piacere a chi fa pallanuoto, ecco, perché è giusto che ci sia queste cose. E no, dico un bocca al lupo a tutti, anche al Certaldo, al Camogli e al Rapallo, che vinca la pallanuoto. Buongiorno. Dal punto di vista della partita, c'è cosa... Senz'altro già da un paio d'anni i ragazzini che va già a Rolla sono cresciuti ulteriormente con l'amico Iarossi e insomma noi ce l'aspettavamo, ecco, li conoscevamo già. L'anno scorso io non li allenavo io questi, ne avevano preso, diciamo, un po' di più di gol. Quest'anno siamo riusciti un po' a contenere, insomma, però la squadra, ci sono delle realtà, ecco, nell'Erici, in bocca al lupo. Grazie, la ringraziamo molto.